Ciao, sono Francesco Mintrone e ti vorrei invitare al mio corso di protesi in collaborazione con Dental Campus che si terrà ad Ancona. Sarà un corso di protesi sia su denti naturali che su impianti e sarà un corso suddiviso in quattro moduli. Quattro moduli proprio per darti la possibilità di apprendere dalla A alla Z quello che è il flusso in protesi e che ti permetterà in qualche modo di avere alla fine del corso un approccio predicibile alla riabilitazione stessa. Nei quattro moduli andremo a valutare, per esempio, l'analisi estetica e funzionale, quindi come andare ad analizzare il paziente, come valutare quelle che possono essere le correzioni da fare sul paziente, come organizzare il sorriso e l'andamento del piano occlusale. E andremo a vederlo sia sotto un aspetto puramente tradizionale, quindi con l'utilizzo dell'arco facciale, con l'utilizzo dei classici articolatori, e andremo a vedere anche l'utilizzo delle moderne tecnologie, quindi andremo a vedere la scansione facciale, la progettazione attraverso dei software CAD che ci permettono in qualche modo di trasferire in modo preciso tutte le informazioni che raccogliamo al tecnico e quindi di avere un approccio a team alla riabilitazione. E nel secondo modulo andremo a valutare invece il mock-up, cioè una volta deciso il profilo protesico, dovremo andarlo a valutare all'interno del cavo orale e a questo punto coinvolgere anche il paziente nella decisione di quello che sarà il nostro restauro finale, di quello che sarà l'estetica, di quello che sarà bene o male il suo aspetto futuro. È ovvio che il mock-up ha un importante ruolo perché ci permetterà, oltre di valutare dal punto di vista estetico il nostro paziente, ci permetterà anche di affrontare la preparazione dentale in modo calibrato, cioè di preparare il dente, lasciando quindi il giusto spazio al tecnico per il restauro, ma dall'altra parte evitare preparazioni troppo aggressive che potrebbero in qualche modo ovviamente danneggiare la parte di dente sano che ancora abbiamo. Nel terzo modulo andremo invece a focalizzarci su quello che sarà invece l'approccio implantare, quindi andare a valutare l'anatomia, dove posizionare gli impianti, come posizionare gli impianti. Andremo a fare una parte pratica anche sulla progettazione attraverso i software del nostro posizionamento implantare e andremo a valutare dalla Z sia i casi semplici che i casi più complessi, quindi dove posizionare l'impianto, a che profondità posizionarlo, quanto tessuto vogliamo avere dalla connessione implantare alla superficie, vedere quanto è importante la mucosa aderente e via via. E ovviamente tutti questi aspetti, anche in questo caso, avremo una parte pratica dedicata alla chirurgia implantare, quindi andremo a fare delle parti pratiche proprio su come posizionare, come progettare i nostri casi. E poi andremo a finire con l'ultimo modulo, nel quale invece avremo un modulo più avanzato in quello che è la chirurgia implantare, quindi andremo a valutare tutti gli aspetti del posizionare l'impianto dove osso non c'è, quindi in qualche modo progettare la guided bone regeneration, cioè come rigenerare osso in questi siti. Valutare come in qualche modo gestire i tessuti e a quel punto lì anche valutare quando abbiamo delle atrofie gravi cosa possiamo fare per evitare o per modificare il nostro approccio chirurgico. E ovviamente per finire andremo a valutare i diversi aspetti della consegna del nostro restauro, quindi della cementazione piuttosto di come diciamo in qualche modo abitare e controllare la precisione dei nostri restauri su impianti. Credo che sia un corso molto completo, vi aspetto e a presto, ciao!